flusso delle acque del fiume. Danni ingenti sulle coste, vediamo. La perturbazione meteo annunciata si è presentata puntuale questa mattina anche sul litorale a nord di Roma, con tutta la sua violenza di pioggia e grandine. Siamo sul ponte 2 giugno qui a Fiumicino, dove si è incagliato il mezzo l'altro giorno, ed ecco l'altezza del fiume è veramente preoccupante verso la foce. Ecco il Tevere nella Dastra, gonfio e minaccioso. A Isola Sacra, strade allagate, primi interventi alle case. Vento che soffia a 30 km orari e flagella la costa. Ed ecco com'è ridotta la spiaggia qui a Fiumicino dopo la mareggiata dei giorni scorsi e quella anche di stanotte. In pratica la spiaggia è completamente avanzata. Qui verso la fine del canale un equipaggio rinforza gli ormeggi. Ma davvero siete riusciti, no? Siamo usciti, sì, siamo andati avanti. Ma c'era troppo cattivo tempo, stanotte siamo entrati. Ma come avete fatto a uscire da qua? Come ho fatto? Qui alla foce del Tevere è tutto sotto controllo. Sembra essere tutto sotto controllo per il momento. Rimaniamo comunque in allerta meteo. Ci saranno degli sviluppi in giornata. Degli sviluppi che rappresentati da quel temporale lì? Sì. Poi comunque anche a livello meteo ci saranno degli aggiornamenti in base ai venti, come cambieranno, però per il momento sembra che la marea non si abbatte sulla foce. Siamo alla foce del Tevere qui a Fiumicino con un vento che va sui 30 km orari. Si riesce a vedere il contrasto tra l'ondata di piena del fiume in uscita sul mare e la forza del mare che tenta di entrare nel canale della Dassera. Gravi disagi in tutto.